Professor De Bonis, quando si parla di architettura viene inesorabilmente alla mente anche la poesia. E voi architetti siete un po' anche poeti, ma che cosa prevale? Non prevale, bisogna mettere insieme, sono architetto, l'altro sono urbanista e quindi ancora di più noi dobbiamo cercare di mettere insieme rigore e immaginazione, come si suol dire. E quindi oggi abbiamo volentieri aderito all'ipotesi di una congiunzione felice, diciamo, con l'iniziativa della Fondazione Architetti come università e come master in progettazione e promozione del paesaggio culturale, inserendo il nostro seminario tenuto dal professor De Matteis del Politecnico di Torino, che parla appunto di geografi, poeti e architetti nella costruzione dei luoghi all'interno di questa manifestazione sulla rigenerazione urbana. Secondo me non bisogna farsi prendere la mano né dall'una né dall'altra cosa, bisogna congiungere rigore e immaginazione. Ecco, quando si pensa oppure quando si leggono per esempio alcune poesie, alcuni scritti dei futuristi, vengono immediatamente alla mente queste costruzioni che alcune volte possono sembrare bislacche, corrisponde a verità. Beh, naturalmente i futuristi erano artisti, anche geni del loro tempo. Ci sono anche delle costruzioni, diciamo, disegni di costruzioni non bislacche, ma fantastiche, molto innovative dei futuristi italiani, che ne so, Antonio Santelia, per dire il più famoso dal punto di vista architettonico. È chiaro che tutti i discorsi estetici, ma anche tecnici, sono legati all'epoca a cui appartengono, però secondo me in quel momento, per esempio, noi come cultura abbiamo espresso sicuramente qualcosa di positivo e anche criticabile, opinabile, ma insomma che si collocava all'avanguardia della produzione culturale del tempo. Quando si parla di architettura si parla sempre di fantasia, ma corrisponde sempre a verità? Beh, qui mi viene in mente una cosa che non ha detto un architetto, ma un premio Nobel, Simon, che ha detto, riferendosi a un certo studio, adesso non sto a dare tutti i dettagli, c'era molta fantasia ma poca immaginazione. Secondo me ci deve essere più immaginazione che fantasia in quello che fanno gli architetti, gli urbanisti, i geografi, anche i poeti, eccetera. Tutti quelli che contribuiscono a costruire qualcosa, sia di immaginario che di concreto, hanno bisogno di immaginazione. Ma l'immaginazione non è una cosa distaccata dalla realtà, deve far riferimento concreto e vivo alla realtà stessa, tirar fuori dalla realtà quello che si può tirar fuori di migliore.